Domine labia mea pedies.
Oremus. Sit splendor tuus, Domine, super nos, et nostrarum opera manum tu dirige, tu concede, atque in servos tuos propitius respice, et luce tua bonorum in nobis operum germina dirige, per Christum Dominum nostrum.
Oremus. Domine, te miserante omnia repleantur ubertate, quia te iubente sun statuta, ad esto nobis propitius, quia universis pres ordinator equissimus, te igitur quesumus, ut nobis sufficientia tempora tribuas, et ad eterna gaudia intromittas, per Christum Dominum nostrum.
Oremus. Narrantes mirabilia tua, Domine, sancto tuo letamur in nomine, da nobis te querendi solerziam et inveniendi tribu efficaciam, ut temereamur ad spicere, et vultus tui semper ostensione gaudere, per Christum Dominum nostrum. Dell'Esodo. Quando il Faraone lasciò partire il popolo, Dio non lo condusse per la strada del paese dei Filistei, benché fosse più corta, perché Dio pensava: altrimenti il popolo, vedendo immanente la guerra, potrebbe pentirsi e tornare in Egitto. Dio guidò il popolo per la strada del deserto verso il Mare Rosso. Gli israeliti, ben armati, uscivano dal paese d'Egitto. Mosè prese con sé le ossa di Giuseppe, perché questi aveva fatto giurare solennemente gli israeliti: Dio certo verrà a visitarvi, voi allora vi porterete via le mie ossa. Partirono da Succot e si accamparono a Etam, sul limite del deserto. Il Signore marcinava la loro testa di giorno con una colonna di nube per guidarli sulla via del percorrere, e di notte con una colonna di fuoco per far loro loro luce, così che potessero viaggiare giorno e notte. Di giorno la colonna di nube non si ritirava mai dalla vista del popolo, né la colonna di fuoco durante la notte. Ma gli israeliti che tornino indietro e si accampano davanti a via Chiron, tra Migdol e il mare, davanti a Baal Zefron. Di fronte ad esso vi accomparerete preso il mare. Il Faraone penserà dagli israeliti: vanno errando per il paese, il deserto li ha bloccati. Io renderò ostinato il cuore del Faraone ed egli li inseguirà. Io dimostrerò la mia gloria contro il Faraone e tutto il suo esercito. Così gli egiziani sapranno che io sono il Signore. Essi fecero in tal modo. Quando fu riferito al re d'Egitto che il popolo era fuggito, il cuore del Faraone e dei suoi ministri si rivolse contro il popolo. Dissero: che abbiamo fatto, lasciando partire Israele, così che più non ci serva? Attaccò allora il cocchio e prese con sé i suoi soldati. Prese 600 carri scelti dei tutti e i carri d'Egitto con i combattenti sopra ciascun di essi. Il Signore rese ostinato il cuore del Faraone, re d'Egitto, il quale inseguì gli israeliti mentre gli israeliti uscivano a mano alzata. Gli egiziani li inseguirono e li raggiunsero mentre essi stavano accampati presso il mare. Tutti i cavalli e i carri del Faraone, i suoi cavalieri,
e il suo esercito si trovarono preso Pia Chirot davanti a Baal Zephlon. Dai discorsi di San Leone Magno, Papa. Il Signore manifesta la sua gloria alla presenza di molti testimoni e fa risplendere quel corpo che gli è comune con tutti gli uomini, di tanto splendore che la sua faccia diventa simile al fulgore del sole e le sue vesti uguagliano il candore della neve. Questa trasfigurazione, senza dubbio, mirava soprattutto a rimuovere dall'animo dei discepoli lo scandalo della croce, perché l'umiliazione della passione, volontariamente accettata, non scuotesse la loro fede dal momento che era stata rivelata loro la grandezza sublime della dignità nascosta del Cristo. Ma secondo un disegno non meno previdente, egli dava un fondamento solido alla speranza della Santa Chiesa, perché tutto il corpo di Cristo prendesse coscienza di quale trasformazione sarebbe stato oggetto e perché anche le membra si ripromettessero la partecipazione a quella gloria che era brillata nel capo. Di questa gloria lo stesso Signore, parlando della maestà della sua seconda venuta, aveva detto: allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro. La stessa cosa affermava anche l'Apostolo Paolo dicendo: io ritengo che le sofferenze del momento presente non sono paragonabili alla gloria futura che dovrà essere rivelata in noi. In un altro passo dice ancora: voi infatti siete morti e la vostra vita è ormai nascosta con Cristo in Dio. Quando si manifesterà Cristo, la vostra vita, allora anche voi sarete manifestati con Lui nella gloria. Ma per confermare gli Apostoli nella fede e per portarli ad una conoscenza perfetta, si ebbe in quel miracolo un altro insegnamento. Infatti Mosè ed Elia, cioè la legge e i profeti, apparvero a parlare con il Signore, perché in quella presenza di cinque persone si adempisse esattamente quanto è detto: ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Che cosa c'è di più stabile, di più saldo di quella parola alla cui proclamazione si uniscono in perfetto accordo
le voci dell'Antico e del Nuovo Testamento e con la dottrina evangelica concorrono i documenti delle antiche testimonianze. Le pagine dell'uno e dell'altro testamento si trovano vicendevolmente concordi e colui che gli antichi simboli avevano promesso sotto il velo viene rivelato dallo splendore della gloria presente. Perché, come dice San Giovanni, la legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. In lui si sono compiute le promesse delle future delle figure profetiche e ha trovato attuazione il senso dei precetti legali. La sua presenza dimostra vere le profezie e la grazia rende possibile l'osservanza dei comandamenti. All'annunzio del Vangelo si rivigorisca dunque la fede di voi tutti e nessuno si vergogni della croce di Cristo per mezzo della quale è stato redento il mondo. Nessuno esiti a soffrire per la giustizia, nessuno dubiti di ricevere la ricompensa promessa, perché attraverso la fatica si passa il riposo e attraverso la morte si giunge alla vita. Avendo egli assunto le debolezze della nostra condizione, anche noi, se persevereremo nella confessione e nell'amore di lui, riporteremo la sua stessa vittoria e conseguiremo il premio promesso. Quindi, sia per osservare i comandamenti, sia per sopportare le contrarietà, risuoni sempre alle nostre orecchie la voce del Padre che dice: questo è il mio figlio prediletto nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. Gloria tibi, Domine. Cum iam sero esset factum quia erat parasceve, quod est ante sabbatum, venit Iosef ab Arimatea, nobilis decurio, qui et ipse erat expectans regnum Dei, et audacter introivit ad Pilatum, et petit corpus Iesu. Pilatus autem miratus est, si iam obisset, et accersito centurione, interrogavit eum, si iam mortus esset, et cum cognovisset a centurione, donavit corpus Iosef. Is autem mercatus sindonem, et deponens eum involvit sindone, et posuit eum in hoc monumento, quod erat excisum de petra, et advolvit lapidem ad ostium monumenti. Maria autem Magdalene et Maria Iosetis aspiciebant ubi positus esset. Et cum transisset sabbatum, Maria Magdalene et Maria Iacobi et Salome emerunt aromata, ut venientes ungerent eum. Et valdemane prima sabbatorum veniunt ad monumentum oratoiam sole. Et dicebant ad invicem, quis revolvet nobis lapidem ab ostio monumenti. Et respicientes vident revolutum lapidem, erat quippe magnus valde. Et introeuntes in monumentum viderunt juvenem sedentem in dextris, copertum stola candida, et obstupuerunt. Qui dicit illis, nolite expavescere, Iesum queritis Nazarenum crucifixum. Surrexit, non est hic, ecce locus ubi posuerunt eum. Sed ite, dicite discipulis eius et Petro, precedit vos in Galileam. Ibi eum videbit issi, cud dixit vobis, et exeuntes fugerunt de monumento, invaserat enim eas tremor et pavor, et nemini quidquam dixerunt, timebant enim. Verbum Domini. Christum Salvatorem, qui per mortem et resurrectionem suam nos redemit, acclamemus. Fulgida in tenebris, vite princeps et mortalium sanctificator, hanc noctem ad laudem tuam fac nos transigere, Dominum deprecemur. Domine, qui ambulasti in via passionis et crucis, concede nobis ut tecum patientes et morientes, tecum etiam resuscitemur, Dominum deprecemur. Domine Iesu,
fons amoris et unitatis, facut omnes dissensiones componamus, ut pace et caritate te donante gaudeamus, Dominum deprecemur. Domine Iesu, lux gentium et gloria plebis Tue, facut Israel in Te Christum spei Sue agnoscat, et omnis terra Tue glorie cognizione repleatur, Dominum deprecemur. Domine Iesu, presta ut matris Tue, solatricis afflictorum, protectionem assequamur, merentesque confortemus ea consolatione, quae ipsia Tere creamur, Dominum deprecemur. Domine Iesu, autor vitae, memento eorum quid ac vita transierunt, eisque resurrectionis gloriam largire, Dominum deprecemur. Deus qui nobis dilectum filium tuum audire precepisti, Verbo tuo interius nos pascere digneris, ut spiritali purificato intuitu, glorie tue le temur aspectu, per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Vobiscum. Et cum spiritu tuo. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.